Quando mi chiedono come sia iniziato tutto, io racconto sempre che tutto è cominciato quando siamo andati ai giardini botanici. Eravamo io e due miei amici. Di chi fu l'idea di visitare la stazione abbandonata? Chi ha convinto gli altri ad andare? Dico sempre che non ricordo. E mento sempre. Nessuno può sapere la verità, quindi non è un rischio. Entrambi i miei amici ora sono morti. L'enorme portello stagno tremò e si spalancò con un forte stridio, aprendo a noi la strada per l'inferno e ai demoni quella per la metro. Ma in realtà, tutto cominciò il giorno in cui mamma disse che saremmo andati ai giardini botanici e avremmo preso la metro. Ricordo che salimmo su una breve scala mobile che portava alla superficie e uscimmo in uno spazioso padiglione di vetro. C'era una strada avvolta nel verde. Ricordo le piccole nuvole che scivolavano in un cielo infinito e la brezza fredda sul mio viso. Mamma mi comprò un gelato. È stata l'ultima volta che ne ho assaggiato uno. Quel giorno l'umanità fu giustiziata. I giusti e i peccatori vennero chiamati a rispondere delle loro opere. Noi ci nascondemmo dallo sguardo divino nella metro e fummo salvati dalla sua furia. A quanto pare, farci uscire da là non valeva la fatica. Poi il supremo giudice se ne andò per la sua strada, o forse morì, mentre noi restammo su questa terra sfruttata e consunta, continuando per la nostra strada, che non portava da nessuna parte. Mi ricordo così tante cose inutili, ma non ricordo la cosa più importante. Il volto di mamma. Morì poco dopo l'inizio della guerra. Tutto quello che mi rimane di lei è quel giorno ai giardini. Come avrei voluto riuscire a ricordare il suo volto. Il modo in cui mi guardava, il modo in cui mi sussurrava che non c'era nulla da temere. Avrei venduto l'anima solo per ricordarmelo. L'avrei fatto in qualsiasi momento. E lo feci. Un saluto a tutti da Ciro e benvenuti in questo nuovo video di Metro Last Light. Un gioco che io ho aspettato veramente con grandissima trepidazione per molti mesi. Ho adorato Metro 2033, quello che avete appena visto è il filmato di introduzione di Metro Last Light, e adesso inizierò con voi la campagna proprio di questo gioco. Ho già sistemato le varie opzioni che erano alquanto sballate, ho dovuto disattivare completamente l'anti-aliasing, ho dovuto attivare quello dal pannello della mia scheda video, perché se no gioco mi piombava, mi faceva qualcosa come 15-20 fotogrammi al secondo con anti-aliasing messo 4x e il bus in cattivo. Così mi fa circa un centinaio, il computer lo potete vedere nella descrizione del canale. Detto questo, direi che si può subito partire. Usiamo la modalità originale perché sono alquanto newbetto, però la metto a modalità difficile. Siamo pronti? Via! Correzione gamma, naturalmente la gamma è una cosa che... Io solitamente tendo a tenere le cose abbastanza luminose, quindi la lasciamo così. E si inizia. I tetri arrivarono molto tempo dopo. Venivano dai giardini. I tetri, enormi, molto più alti di qualsiasi essere umano, creature da incubo. Inquietanti come un uomo trasformato nel suo opposto. Mostri nati per distruggerci. Si diceva che fossero incredibilmente forti e votati al male, che con le loro zampe potessero fare a pezzi un uomo armato. Erano tutte bugie. Ma la verità era perfino peggiore. Una volta vivevo qui vicino, prima della guerra, intendo. Lassù, ero sul treno quando è successo. Ho provato
provato a chiamare la mia famiglia, ma non ci sono riuscito. Ah, si inizia subito con l'azione, insomma. L'audio è spaventoso. Comandi da FPS classico. Merda, che sta succedendo? E questi sono i tetri che arrivano, scommetto. Io provo a sparare, ma dubito che servirà qualcosa. Ah, sono i miei compagni trasformati. Lino, crepa. Ah. Ho appena ucciso il mio compagno. Interessante come cosa. Aspetta, accendo le carezze, ora credo. Artyom, svegliati Artyom. Sono io, Khan. Incubi, eh? Non c'è da stupirsi dopo tutto quello che è passato. Senti, ho delle notizie incredibili. Un paio di giorni fa ero alla rovina dell'alveare dei tetri e ne ho visto uno ancora vivo. Sono venuto subito a cercarti, visto che sei tu quello che avevano cercato di contattare prima che gli lanciasse addosso il missile. Khan, come diavolo sei arrivato qui? Vattene subito! Sì, Ullman, solo un momento. Se uno dei tetri è sopravvissuto, è fondamentale che cerchi di parlargli, Artyom. So che, come membro dell'ordine, devi ubbidire a Miller, ma bisogna convincerlo ad autorizzare questa missione. Khan, ti ho detto di andartene. Questa base è segreta. Non dovresti nemmeno essere qui. Ti accompagno dal colonnello Miller. Seguimi, Artyom. Preparati, Artyom. Ti aspetto all'uscita. Muoviti, trombone. Sai, conoscevo un fumatore. Passò l'ultimo anno della sua vita a mangiare, bere e respirare attraverso un buchino nella gola. Accendino, mappa, e direi che si parte. Dunque, da quel che poco che sono riuscito a vedere, il gioco è anche abbastanza fluido, perché col PC che ho, che in ogni caso non è più della nuovissima generazione, mi sta facendo 88 frame in questo momento, quindi è abbastanza buono. L'atmosfera mi pare assolutamente immutata, e da quello che ho capito devo prendere e andare a parlare con uno di quei cosi che prima hanno cercato di stuprarmi in sogno, che in Metro 2033 ci hanno già provato parecchie volte a stuprare. Già possibile attivare videocassette, audiocassette e cose varie, sono architate, quindi da questo punto di vista il gioco è rimasto molto simile. Non so se sentite, ma l'atmosfera è veramente bellissima, gente che suona la chitarra, proprio dà un senso di tristezza immenso sto gioco, è veramente quelle atmosfere che proprio a me piacciono, claustrofobiche. Vediamo cosa vuole questo. Artyom è tra quelli che hanno scoperto il D6, gli hanno dato un distintivo da ranger seduta stante. Si illudono pure gli altri. Questi sono gli scienziati che studiano. Il gioco è molto lineare in ogni caso, se è come Metro 2033. Ancora 5 serie di 30. Romanov, pensavo fosse ancora in ospedale dall'attacco alla grande biblioteca. Vediamo un po'. Oh, ciao, carico, mi caro amico Ormaiolo. So che sei diventato un ranger e dovremmo bere qualcosa per festeggiare. Prima di tutto però equipaggiamoti a dovere. Esatto, dammi l'arma. In ordine ti servirà una maschera antigas. Non puoi mettere piede in superficie senza maschera antigas. Sono passati 20 anni, ma le radiazioni in alcuni posti fanno ancora bollire l'acqua. Ci sono punti caldi anche giù nella metro. Non dimenticarti i filtri per la maschera. Certo, è molto bella anche senza, ma credimi, i filtri fanno molto bene alla tua salute. Bastasse la maschera per salvarsi dalle radiazioni. È tutto quello che ti serve per sopravvivere in una bellissima custodia arancione. Ok, medici. Mensile anticipata. Ricorda, la tua paga è in proiettili di grado militare. Puoi spararli normalmente per infliggere qualche danno in più, ma la scelta più saggia è scambiarli con armi, modifiche, munizioni normali ed equipaggiamento dai mercanti in giro per la metro. Tab. Ah, hanno cambiato il menu di selezione, bene. Beh, al momento non ho armi, quindi. E ora passiamo alle cose divertenti. Vediamo di trovarti un'arma. Prendi quelle che vuoi e provale al mio poligono. Come prendi quella che vuoi? Non mi dà la bastarda? I ranger solitamente portano con sé fino a 3 armi. Addirittura.
Beh, allora, probabilmente voglio la mia solita bastarda, che è la mia arma preferita. Fucile d'assalto. Fucile a pompa, pistola, non me ne faccio nulla. E direi un bel fucile a colpo singolo. Ah, posso anche selezionarci vari mirino, che c'è un cazzo su un mirino. Ok. Poi. Controllare il bersaglio. Perfetto. Direi che siamo a posto. Vai al mio poligono e prova le armi. Torna qui se vuoi provare un'altra. Guarda i notari, affidare delle armi a voi altri. Dove sarebbe il poligono? Caricare! Fuoco! Artyom, fammi un po' vedere. Trova le altre armi che esce. Ah, è questo poligono, ok. Buona la fisica e non ho nemmeno attivato le physics di Nvidia. Bel colpo! Ora spara al bersaglio corazzato. Vedi la differenza? Servono più proiettili per entrare in partita. Nota le scintille. La bastarda è un'arma molto bastarda, si può dire, però mi piace proprio lo stile con questo caricatore messo là. Hai notato la differenza? Hai imparato le basi, ora puoi scegliere di allenarti ancora e alla riunione con me. Ok, direi che si possono anche dare alla riunione, dato che sparare so sparare. Allora, come era quella? Si giochi. Buona carica, hai sentito gli ostacoli? Dovete rivelare a nessuno nella metro che il DJ è stato. Ma che? La base è sicura, quantomeno la grande assemblea. Andiamo verso di qua. Il gioco, come vedete, è assolutamente lineare, cioè è un corridoio in pratica. Il colonnello badare a questo pagliaccio dall'Alex. Aprite i cancelli. Insomma, squadra di ricognizione. Mi fanno passare magari. Hai sentito degli snizzi? Di che parli? Apri la porta degli agguati al laboratorio. Codice 44. Merda. Che ha fatto? Spero che non sentiate il rumore della tastiera, dato che è quanto rumorosa quando la uso. Bene, andiamo. Ok. Wow. Questa mi pare fosse una delle ambientazioni del primo Metro, se dire la verità. Pensava potesse tornarmi utile nell'aldilà. Armi, oro, carri. Sacrificavano persino mogli e schiavi affinché li servissero anche da morti. È a questo che mi fa pensare il bunker. Piantano con queste cazzate. Gli oggetti del D6 sono come quelli portati da un conquistatore nella tomba. Freddo acciaio, testrieri selvaggi e tesori incalcolabili. Ovviamente i razziatori di tombe morivano sempre in modo orribile. Uccisi da demoni o fantasmi dalla propria avidità. La vuoi smettere o no, Khan? I personaggi non mi sembrano proprio modellati in modo egregio, però... Ho sentito sinceramente, che i modelli dei personaggi non me ne può fregare di meno nell'ambientazione. Guardate qua, gli effetti di luce sono qualcosa di strepitoso, veramente. Al turno successivo la porta era aperta e il laboratorio saccheggiato. Lesnitsky era scomparso. Merda, allora che c'è là dentro? Ce ne vorrà un po' per salire fino in cima. Sa che precipitiamo prima, ho questo presentimento. Maledizione. Il colonnello mi farà passare un brutto quarto d'ora per colpa di Lesnitsky. Mi ficcherà un attizzatoio incandescente dritto in mezzo all'anima. Ah, se ne avessi ancora qua. Una. Bene, andiamo. È vero che controlliamo il D6, ma qua giù c'è praticamente una metropoli, con tutti questi bunker, anfratti e uscite. Comunque è la base che l'ordine sognava di trovare. In quella piazza sta rafforzando i posti di guardia lungo tutta la linea. C'è molto più vicino agli imperialisti. Sono appena uscito da una. Miller ha ordinato di radunare tutti gli uomini qui alla base. Praticamente qua si va verso la superficie. Portali da Miller, li ha mandati a chiamare. Ah no. Sì signore. Bene, entrate. Io vi aspetto qui. Parlerò con Miller dopo che ve ne sarete andati. Bombardare i tetri è stato forse lo sbaglio più grande nella storia dell'umanità. Magari non avevano intenzione di farci del male, no, ma volevano proprio solo comunicare. Forse il forte dolore e la perdita di coscienza che sopportavamo in loro presenza. Volevano solo dire che eravamo incompatibili, macchine dai circuiti diversi.
ma per qualche motivo, Artio. Tu hai dei circuiti in comune con loro. Hai un collegamento con i Tetri. Sì, della gente è morta all'Expo, la tua stazione d'origine. È probabile che anche Hunter, il migliore dell'ordine, sia morto. E questo è quello che ti avevo insegnato. Se non combattiamo per sopravvivere, in questo mondo nuovo verremo divorati. È la legge dell'evoluzione. Ma dubito che le vecchie leggi valgano ancora. Se devo dire la verità, è proprio un gioco che è completamente collegato a Metro 2033, perché se non avete giocato al 2033 sarà molto difficile che capiate almeno le prime fasi di Last Light. Pieno zeppo di citazioni. Superstite ai giardini. Cosa? Una di quelle cose è ancora viva? Per fortuna, sì. Per fortuna. Khan, questa è pura follia. I Tetri sono la minaccia più grave che l'ordine abbia mai dovuto affrontare. Doppiaggio discreto, direi. Colonnello, mi dia una possibilità. Un Tetro da solo non costituirà una minaccia. Artyom ha un dono. Credo che sia capace di stabilire un contatto con quella creatura. Lo lasci venire con me. Va bene. Artyom, vai con Khan ai giardini e trova il Tetro. Manderò un cecchino con voi. Il migliore che abbiamo. Anna. Sì, signore. E perché dovremmo aver bisogno di un cecchino? Per eliminare la creatura e finire il lavoro dell'ordine. Miller non può! È un assassino! Prendetelo! Idiota! Sta ripetendo lo stesso sbaglio! Abbiamo finito. Accompagnate Khan fuori di qui. Artyom, è la tua ultima possibilità di perdono per liberarti degli incubi! Sono simpatici i Tetri, perché li vogliono ammazzare? Però solo venire un cavolo di testa. Lascia perdere, Khan. Pare che si sia avvicinato troppo alla creatura e sia impazzito. Ascolta, Artyom. Completa la missione e torna subito qui. La guerra si avvicina e avrò bisogno che ogni Ranger sia al proprio posto. Ora vai. Allora, che stiamo aspettando? Sbrigati, coniglio. Perdona, coniglietta. Se è vero che il Tetro ti può percepire, forse puoi farlo uscire allo scoperto in modo che Anna possa colpirlo. Ma fammi un favore. Non lasciare che ti entri in testa, o Anna si troverà con due bersagli. Capito? Ora sospettiamo che Lesnitsky fosse un agente dormiente. Ma non abbiamo ancora verificato da chi prendesse ordine. Chi è Lesnitsky? Il vostro compito è di intercettarlo prima che consegni il contenitore. Sta parlando che tipo, vabbè. Sì, signore. Se Lesnitsky riuscisse a scappare col contenitore. Bene. Ci fai superficie. Non dirmi che credi a quelle stronzate sul fare pace con i Tetri. Vorrei esserci stata io su quella torre per guardare il missile cadere e bruciarli nel loro nido. Dai, coniglio. Non vorrei mica lasciare che entrino nella metro o che ci striscino nel cervello per comandarci come animali. Forse dovremmo accoppiarci con loro, così i nostri figli potrebbero vivere in superficie e nutrirsi di radiazioni. Merda. Mai stringere la mano al diavolo. Oh, una metro. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Bene. Bene. Sarà probabilmente uno stratagemma per il caricamento. Vediamo. Beh, non c'è altro da fare. Andiamo. Infatti. Solo un anno fa ero in cima alla torre della televisione e ho visto la pioggia di missili cadere sui giardini botanici, ridurre la carne in cenere e fondere metallo e vetro. Niente e nessuno poteva essere sopravvissuto a quell'inferno. Eppure Khan ci ha trovato uno dei Tetri. Ora ho il compito di rintracciarlo, eliminarlo e finire quello che ho iniziato. Bene ragazzi, io credo che con questa prima parte si possa concludere questa appunto prima parte del Let's Play. Adesso teoricamente si dovrebbe iniziare ad uscire all'esterno e si dovrebbe iniziare a sparucchiare qua e là, quindi credo che questa parte, questa seconda parte la vedrete nel,
nel secondo video, che probabilmente potrei far uscire tranquillamente a ore, proprio per non caricare un unico video di 45 minuti tutto di seguito. Questo video è durato una ventina di minuti, quindi io spero che vi sia piaciuto, almeno vi ha dato un'idea di quella che è l'intro del gioco, praticamente il tutorial. Al momento il gioco non mi è mai sceso sotto gli 80 fotogrammi al secondo, quindi tutti quei siti che dicevano che era veramente pesante probabilmente non hanno attivato l'anti-aliasing che gli ha massacrato il gioco. Io l'anti-aliasing, come ho detto, l'ho attivato dalle impostazioni principali dal pannello dell'NVIDIA, della scheda video, quindi così il gioco non ha assolutamente problemi di pesantezza, è molto più leggero di un Far Cry 3. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, a me non resta che ringraziarvi per la visione, invitarvi a mettere un bel mi piace qua sotto e salutarvi, quindi un saluto a tutti da Ciro e ci sentiamo alla prossima.